anche se in partenza sai che la partita è difficile, forse 6 ore di diretta con 3 diversi media dallo studio di un portale web e dunque in diretta internet e social Arezzo 24 in onda sul canale 81 del digitale terrestre di Arezzo TV e sulle frequenze FM e DAB di Radio Fly, un lavoro corale che grazie alla collaborazione di tanti giornalisti in studio e inviati nei vari angoli della provincia di Arezzo ha consentito ai 3 media di raccontare in maniera capillare lo spoglio elettorale per le europee e le amministrative. In studio anche il presidente del Coreocom, Marco Meacci. Innanzitutto volevo così ringraziarvi per le forme di collaborazione e anche in qualche modo così sottolineare tutto il lavoro che il sistema dell'informazione in Toscana ha fatto in tutto questo periodo. Alla fine della lunga maratona elettorale le notizie non sono mancate, i tanti candidati eletti o meno si sono messi a disposizione delle telecamere, tra questi il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che era candidato alle europee, archiviata la pratica non certo con un risultato esaltante, si pensa già alle elezioni regionali che sono praticamente dietro la porta. Beh, è indubbio che il prossimo appuntamento elettorale importante è quello del prossimo anno per il rinnovo del consiglio regionale e della presidenza, quindi io sono sindaco, lo sarò ancora per tutto il prossimo anno e scado insieme a Gianni. Siamo stati eletti nello stesso momento, entrambi, nell'ottobre, lui settembre, io con 2 settimane in più di ballottaggio a ottobre del 2020. Quindi nel 2025 entrambi scadiamo. Vediamo come si porranno le cose, io do una disponibilità al centrodestra, credo di essere una risorsa per il centrodestra, quindi vedremo quello che accade e come sempre se ci sarà da affrontare una nuova battaglia Alessandro Ghinelli. Tra le novità più clamorose i numeri con cui il comune di Cortona andrà al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco. Se la vedranno Luciano Meoni, ex sindaco non appoggiato dalle forze di centrodestra, e Andrea Vignini, candidato del centro-sinistra. Allora, innanzitutto bisogna conoscere il valore la parola polis. La politica è la partecipazione nella vita attiva della propria città e noi questo qui lo pratichiamo ogni giorno, ogni minuto, ogni ora. E dopodiché è chiaro che bisogna stare nel territorio, non ogni 5 anni scampando fuori, mettendo le magliette di un colore piuttosto che di un'altra, ma stando in mezzo alla gente ogni giorno, ogni minuto. Noi siamo, diciamo così, persone che stiamo ogni giorno nelle frazioni, ascoltiamo le persone, le associazioni, e questo credo che ci sia stato riconosciuto, perché un risultato incredibile, 2 liste civiche, una peraltro nata pochi giorni fa, diciamo, arrivano oltre il 40%, penso che non sia un dato di poco conto, insomma. A questo punto il ballottaggio è cosa certa, avrà bisogno però dell'appoggio di tutti, andrà a chiedere aiuto a quegli stessi partiti che però non hanno voluto trovare un accordo con lei, Meoni? Allora, con i partiti sicuramente dovremmo dialogare, dialogare lo faremo. Non voglio mai più dialogare, non come persone, perché poi ci conosciamo, ci saluteremo sempre costantemente, ma politicamente non voglio più dialogare con Marco Casucci, con Nicola Carrini e con Teodoro Manfreda, perché sono stati la rovina di questa amministrazione, perché hanno fatto più opposizione loro che il Partito Democratico. E noi invece dimostriamo con i fatti di essere persone credibili. Non andiamo in quella direzione, neanche alla ricerca di eventuali sostegni al ballottaggio, naturalmente. Noi, il nostro appello è invece rivolto a tutti gli elettori, in questo senso sì, sia di centrodestra che di centrosinistra, che vogliono un governo migliore per la città. Dopodiché speriamo anche di riportare ulteriormente a votare una parte di quella sinistra che è stata nascosta nel bosco e che magari potrebbe anche rendersi conto che si tratta di un'occasione storica da non perdere. Vogliamo a questo punto lanciare una novità, e cioè dirò 2 nomi dell'eventuale giunta che mi dovrebbe sostenere in caso di vittoria. Si tratta di 2 giovani donne competenti ed esperte che costituiranno sicuramente non solo il presente di questa comunità politica ma anche il futuro. Quindi lanciamo il cuore oltre l'ostacolo e puntiamo su una presenza femminile forte e capace. Puoi già anticiparceli? No, perché me l'hanno chiesto tutti, ma guarda che se ci pensate bene è facile. Allora possiamo lanciare, vediamo se l'occhiata funziona, un ex consigliera comunale? Sì.
Ok, quindi può darsi che sia Vanessa Vigliazzi. Chissà. Meloni ha raggiunto il 43,28% dei consensi, dando circa 10 punti di distacco al suo competitor, che si ferma al 35,58. La debacle è di Nicola Carini, candidato per il centrodestra, che non va oltre il 13,53%. La partita dunque è ancora tutta da giocare, si vota il 24 e 25 giugno prossimi. Carini non di sicuro.